Tutto questo è stato sviluppato dal nostro ufficio di ricerca e sviluppo all'interno del patrimonio aziendale e sono cose che rimangono all'interno dell'azienda. Siamo alla Ferraro S.p.A., un'azienda di Donate Pozzolo, fondata nel 1951 grazie a mio nonno Giuseppe Ferraro, e sin dall'inizio ci siamo specializzati nella progettazione e costruzione di macchine per il finissaggio dei tessuti di maglia. Abbiamo iniziato con la costruzione di calandre per il tessuto di maglia in tubolare, fino ad arrivare ad oggi a costruire compattatrici, macchine Sanfor per il tessuto piano e macchine per il lavaggio. Nel 2020, pur essendo stato un anno molto difficile per le motivazioni che tutti sanno, abbiamo deciso di investire nello studio e nella realizzazione di questo macchinario denominato RotoClean, un sistema di lavaggio molto innovativo. I clienti anni fa chiedevano la macchina quanto produce, poi hanno cominciato a chiedere la macchina quanto produce e quanto costa. Ultimamente invece le richieste dei clienti sono la macchina quanto produce, quanto costa e quanto consuma. Ci siamo concentrati nel progettare e creare un macchinario che potesse far ricircolare in maniera molto veloce ed efficiente l'acqua durante il lavaggio. Immaginiamo per esempio di voler fare una doccia e di riutilizzare sempre la stessa acqua che quando scende dallo scarico viene filtrata e pulita e automaticamente ripompata sul rubinetto della doccia. Questo ha portato un consumo bassissimo di acqua e stiamo parlando di un consumo 10 volte inferiore delle macchine che attualmente ci sono sul mercato. La Ferraro S.p.A. è una realtà di Donate Pozzolo composta da circa 60 persone. Tutti i nostri principali fornitori sono fornitori della zona e all'interno teniamo sia la parte di progetto meccanico che di ricerca e sviluppo, perché crediamo che questi due componenti possano accrescere il patrimonio dell'azienda.